A Gran Michele, marcia di solidarietà al pensionato che ha sparato un ladro in un casonare di campagna, adesso è ai domiciliari. Sentiamo Orazio Aleppo. Una marcia silenziosa tra le vie di Gran Michele nel Catanese fino alla piazza centrale del paese. Alcune centinaia di persone arrivate anche dalla provincia di Messina per esprimere solidarietà al pensionato 65enne che la notte tra venerdì e sabato scorsi ha sparato ad un ladro sorpreso in un casolare di proprietà incontrata a Favarella. Adesso l'uomo è ai domiciliari dopo essere stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dobbiamo stressare affinché i politici nazionali riescano a capire che oggi con la criminalità che aumenta ci mettono nella condizione di poter salvaguardare le nostre famiglie e i nostri figli. E non doveva succedere un fatto simile. Leggi chiare, cioè chi ruba va in galera, è chiaro, chi è onesto deve essere tutelato. Giacomo Purità quella notte, stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, era stato allertato dall'antifurto installato nell'abitazione di campagna, avrebbe quindi preso il fucile regolarmente detenuto e andato sul posto in macchina in compagnia della figlia. Lì avrebbe notato un furgone parcheggiato davanti al cancello di casa ed avrebbe esploso un colpo puntando alla ruota senza però riuscire a forarla. Intanto il ladro, allertato dallo sparo, sarebbe uscito e lì ne sarebbe nata una colluttazione. Un altro colpo, questa volta c'entra all'addome Orazio Lipsia, 34enne, pluripregiudicato, sempre per reati contro il patrimonio, che tuttavia riesce a scappare. Ma la fuga non dura molto, soccorso dai familiari, viene portato in ospedale. Allora, questo era il servizio con il quale la Rai 3 ieri ha dato ampio spazio a questa marcia di solidarietà a favore di Giacomo Purità. Benvenuto al dottor Rocco Zapparrata, buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Dottore Zapparrata è stato uno degli animatori, diciamo che non è partita come si potrebbe forse immaginare, essendo un rappresentante della lista Noi con Salvini, che solitamente punto di riferimento almeno nel nord Italia quando accadono fatti di questo genere, diciamo che Salvini si spende in prima persona. In questo caso il dottore Rocco Zapparrata così si è accodato a un'iniziativa presa da terzi ma che lui ha condiviso col suo movimento e con gli aderenti al movimento, ha dato il supporto necessario. Ecco, abbiamo voluto mandare questo servizio di Orazio Aleppo realizzato per Rai 3 proprio per dare l'idea appunto di come a livello nazionale e quindi a livello di redazione regionale RAI è stato attenzionato anche questo problema, che è quello della salvaguardia e quella della tranquillità, della serenità dei cittadini tutti, che in questo lasso di tempo, in particolare nel Gran Michelese, ecco, soggetto, altre volte ce ne siamo occupati, spesse volte di atti vandalici o atti delinquenziali. Dottor Zapparrata, a lei il microfono. È stata una bellissima iniziativa, perché è chiaro che io, essendo una delle nostre battaglie nazionali più importanti, uno dei nostri programmi, la legittima difesa, e non a caso anche il nostro segretario nazionale Andrea Taquille nella Camera dei Deputati si è battuto affinché questo principio passasse, infatti adesso è ferma questa legge al Senato. Ha detto bene, io mi sono accodato. Questa è una istituzione che parte da un comitato spontaneo, proprio perché l'idea è quella di non voler politicizzare la cosa, quindi che non sia una battaglia solo del movimento Noi con Salvini, di cui noi siamo chiaramente i protagonisti a livello nazionale, perché è il nostro punto uno dei nostri punti più importanti del programma. E poi anche perché a me mi lega particolarmente l'amicizia col figlio. Io ho frequentato quella casa da piccolo, perché dalla prima elementare fino a quando mi sono diplomato, siamo stati sempre vicini, uniti e quotidianamente studiato a casa loro. Io, e una delle cose ho detto non a caso in questa foto si vede in cui sono intervenuto pubblicamente, dicendo che Giacomo Purità rappresenta tutti noi in quanto è una persona per bene. È una persona che io non l'ho mai vista in giro, non l'ho mai vista al bar, ma non che sia una cosa negativa, ma una persona che conosce solo la famiglia e il lavoro. Questa è una cosa importante. Questa amministrazione ha coinvolto, io ho prestato molto su Facebook affinché arrivasse alla comunicazione a tanta gente, ha coinvolto e ha fatto arrivare anche gente di fuori. C'è una persona di Pace del Mela, da Palagonia, da Mazzarrone, da Catania, tanta gente che si è unita a questa battaglia silenziosa. È stato un corteo assolutamente silenzioso, moderato, tranquillo, in cui
alla fine abbiamo detto, ma quello che è successo a signor Porrità poteva succedere a chiunque di noi. E proprio questo è il messaggio che deve passare. Cioè, in quei momenti in cui una persona cerca di difendersi, ma bisogna anche riflettere, è difficile, è sottile, come dire, il momento tra potersi difendere e non riuscire poi arrivare a non sparare o viceversa a reagire. Cioè, il punto è sempre uno. Il paragrafo che dice eccesso di difesa nel principio della legittima difesa deve essere tolto, perché cos'è questo eccesso di difesa? In un momento in cui viene qualcuno a casa mia che ho tre bambini, e la prima cosa che fai, avendo un'arma regolarmente dichiarata, la tieni intanto in mano. Se poi ti viene aggredito, questa persona, anziché fermarsi, ti aggredisce, ti intima e vuole farti del male. Può succedere, non posso. Quanti casi sono successi in cui aveva la pistola finta? Ma in un momento in cui uno viene leso il proprio diritto di stare tranquillo a casa sua, piuttosto giustamente difendere la propria proprietà privata, perché questo è il punto. Purtroppo non possiamo girarci attorno, noi dobbiamo scegliere. Ma è colpa nostra o è colpa di Renzi che ha fatto una legge in cui ha fatto lo svuota carceri, ha mandato via, ha messo in circolazione 20.000 delinquenti? Poi possiamo chiamarli reati minori, ma la nostra comunità, ringraziando Dio, vive di questi reati minori. Non abbiamo casi eccezionali di mafia o casi gravi, ma sono i propri reati minori, i piccoli scippi, gli scassi, dei continui, i commercianti che sono stati per 6 mesi massacrati continuamente da delinquenti comuni, che poi è anche frustrante per le stesse forze dell'ordine che si sacrificano sotto organico, facendo straordinari, sacrificando le famiglie, riescono ad arrestare delle persone. E siccome sono in uno stato sottoposti a uno stato di stupefacenti, piuttosto in un momento in cui sono incapaci di intendere di volere, o piuttosto proprio perché è un reato minore. Ma dico, quando poi succede che il tabaccaio nel nord Italia, il benzinaio si difende, allora qui dobbiamo decidere chi è delinquente e chi deve lo Stato difendere: il delinquente, reato minore o non, o la persona per bene che a casa propria, che con onestà porta avanti una famiglia, la propria proprietà, che una vita lavora per garantire e costruire un patrimonio ai propri figli e si trova di fronte a questo, poi ad avere una libertà limitata. Questo è il punto importante. Purtroppo è così, non possiamo girarci attorno. È proprio questo, bisogna assolutamente che venga varata la legge sulla legittima difesa, dove si toglie l'eccesso di difesa e si mette la difesa anche della proprietà privata. Chi viene a casa mia devo essere nella condizione di potermi difendere, non avere devo prima chiedergli la fedina pedale. Ma lei sa che il gruppo di Gianni Mauro al Senato, in cui che adesso non so se si chiama ALA, ha presentato un emendamento dicendo che se qualcuno arriva a casa propria ed è una persona che ha già avuto dei problemi con la giustizia e dovesse succedere che ci scappa il morto, allora è legittima difesa. Ma se invece era una persona che è la prima volta che ha avuto rapporti con la giustizia, allora scatta l'attentato omicidio e l'omicidio. Ma insomma, io dico, ma è follia o continuiamo a giocare i politici nazionali o stiamo giocando? Cioè, non riesco a capire. Quindi se uno arriva a casa mia devo chiedere scusi, mi presenta la sua fedina penale o dovrei conoscere tutti i delinquenti che girano nel territorio? Ma è follia o quindi la risposta quindi deve essere politica. Ci vuole la legge sulla legittima difesa. La popolazione ha bisogno di questo, ha bisogno di potersi sentire tranquillo. Tra l'altro io dico che se poi un delinquente oggi può entrare a casa delle persone e con facilità alla fine uscirsene, è una cosa che chiaramente anche da un punto di vista imprenditoriale, se vogliamo, valuta queste cose. Se invece sa che può scappare, può uscirne leso fisicamente o addirittura perderci la vita, prima di fare uno scassarello di nulla, ci pensa 3 volte. Io credo che uno Stato in cui ci sono delle regole più severe, in cui tu se vieni preso e messo in carcere perché hai rubato e ti fai 2 anni, e te li fai 2 anni, te li fai 3 anni, in un ambiente in cui chiaramente va rieducato, chiaramente va investito anche in questo, non possono essere sicuramente tenuti e ammassati in certe circostanze e poi se ne escono per poter non avere le sanzioni della Comunità Europea con lo svuota carceri.
Questo è lo riempi case delle persone per bene, non lo svuota carceri. Questo è il punto su cui purtroppo bisogna lottare politicamente, e questo corteo ne ha dato grande visibilità, perché da un lato è chiaro che abbiamo dimostrato la grande amicizia, la grande vicinanza a una persona che non possiamo avvicinare, perché comunque non possono che avvicinare i parenti più vicini, e quindi tanti amici, è stato un modo come dimostrare la propria appartenenza, perché chiaramente vedendo lui queste immagini sarà contento di vedere che tanta gente, c'era più di 1000 persone, tanta gente, ed è stata organizzata in pochi giorni. L'autorizzazione è stata firmata e presa da un amico che facente parte appunto del movimento, Antonio Iossa, che si è assunto anche la responsabilità di chiedere a titolo personale l'autorizzazione per poter immediatamente contribuire e dare questo messaggio. Ma è un messaggio alla famiglia, un messaggio come dire, di conforto nei confronti di una persona che in questo momento gli è vietata la libertà di poter uscire o di poter incontrare i propri amici. Io ho detto pubblicamente, mi auguro che saremo ancora di più e festeggiare assieme il giorno in cui in quella stessa piazza Giacomo Purità sarà libero assolutamente senza avere nessun tipo di restrizione e poter festeggiare una persona per bene. Ripeto, quello che è successo a lui poteva succedere a me. Io dico solo, io mi sono messo, ho indossato una maglietta che hanno prodotto il comitato, dove ho scritto io sto con Purità, ma io sto con Purità significa io potevo essere Purità. Lì poteva esserci scritto, ci potrebbe essere scritto la prossima volta io sto con Zapparrata o io sto con Cascino, ma lei cosa farebbe, direttore, mi vuole dire, se qualcuno minaccia la sua casa, la sua famiglia, i suoi figli, la sua moglie? Si difende nel modo in cui può, e in quei momenti concitanti chiaramente lei non può riflettere se ha in mano un'arma, non ti può fare condizionare dalle possibilità della legge. Ma non solo, ma mi spieghi come si dovrebbe difendere lei di fronte a un giovane trentenne, forte, alto, robusto, che conosce magari le arti marziali, come potrebbe difendersi? Quindi questa è la realtà, bisogna rivedere ciò che riguarda la legge sulla legittima difesa. Noi la sosteniamo come gruppo politico da sempre, è uno dei punti fondamentali del nostro programma, e quindi mi auguro che questo sia un messaggio che arrivi ulteriormente anche ai deputati e senatori del territorio che oggi sostengono Renzi, affinché si dica hanno ragione, probabilmente su questo punto è giusto, perché questo chiede la comunità, chiede il popolo, votarla e mettere in sicurezza la gente, perché purtroppo è così. Se vogliamo noi cambiare, come dire, le sorti della nostra vita, tutto parte dalle leggi, è uno Stato, ci dobbiamo dare le regole. Allora, dottor Zapparrata, c'era molta gente, molte delegazioni di fuori, Santa Lucia del Mele, quindi nel Messinese, nell'Agrigentino, ma i Gran Michelesi c'erano? Io non c'ero. Non c'ero nel senso che ho visto le immagini così riportate, ma c'erano i Gran Michelesi, hanno risposto? Guardi, se lei fa scorrere le immagini o le foto, tutti i Gran Michelesi si conoscono. Vabbè, e ce n'erano tantissimi. C'era tantissimi, quindi diciamo che in città questo problema è stato... Il problema è sentito... E siamo tutti dalla parte di Giacomo Purità. Benissimo, allora le immagini, io è giusto che ringrazio Benedetto Greco che le ha realizzate per noi e per granmichele.eu. Grazie e bravo Benedetto Greco che collabora spesso con noi e con granmichele.eu. Passiamo ad altro, brevissimamente, noi ci siamo visti già venerdì scorso, credo, no, giovedì scorso, ecco, ma non posso non... approfittare della presenza per fare un piccolo focus, non abbiamo molto tempo a disposizione, com'è la situazione politica in città Gran Michele? Ad Oras so che ci sono incontri, sono movimenti, prese di contatto e anche allontanamenti, ecco, cosa sta succedendo? Se è lecito sapere qualcosa, diciamo. È sempre lecito il cittadino sapere tutto, anzi dovrebbe essere tutto alla luce del sole. Io sono contrario, è nel mio stile di fare politica, questi incontri, come dice lei, segreti, eccetera. Ed è per questo motivo che colgo l'occasione per dire pubblicamente, dare una risposta a una riunione che c'è stata sabato, in maniera pubblica e diretta. Riunione con chi? Una riunione tra gruppi politici che mi hanno convocato per l'idea di fare una coalizione, eccetera. Vede? Chi erano? Ma c'erano gruppi del vecchio consigliere comunale uscenti, la maggior parte erano questi, poi la presenza anche di alcuni deputati e senatori. Detto questo,
Non facciamo nomi, ma si capisce bene di chi stiamo parlando. Auguro a Gran Michele che ne abbiano molte di più. Appunto. Detto questo, il mio movimento, o meglio, il nostro movimento, che è bene chiarire, che oggi si sta sempre di più... Noi con Salvini si sta sempre di più avvicinando... Il nostro segretario Angelo Attaguile. Ci stiamo sempre di più avvicinando tanta gente, ma tanta gente che si avvicina a un movimento politico che ha un programma preciso. Un programma preciso che si chiama Flat Tax, che è la cosa più importante, perché se noi vogliamo, vede, il concetto è questo, se noi vogliamo aiutare il territorio ha bisogno di alcune cose importanti, ma queste cose importanti passano purtroppo alle leggi nazionali ed europee. Se noi prescindiamo da questo, stiamo facendo fantapolitica. Il miglior manager del mondo che viene a amministrare il comune di Gran Michele, ma non ha le dovute possibilità da un punto di vista di tessuto sociale, se non ha le imprese che ripartono, se non ha l'agricoltura che riparte, e l'agricoltura, anche i dipendenti pubblici, gli ospedali che funzionano, e sono legati a cosa? A delle scelte nazionali. Perché più una legge va contro una cosa, chiaramente se finché noi siamo sotto il diktat della Merkel, chiaramente noi non riusciremo a fare tante cose. Allora noi abbiamo aderito a un programma elettorale che è la flat tax al 15%, liberare queste risorse, pagare tutti al 15% risulta per le imprese più facile investire. Togliere gli studi di settore, aiuta le imprese artigiane, aiuta gli agricoltori, aiuta tutti, che oggi è una cosa assurda pensare di pagare le stesse tasse o sul fatto che uno ha due dipendenti, tre dipendenti, senza considerare che esista la crisi. E tutti gli altri punti che conosciamo nel nostro programma. Quindi no, però questi sono i punti del programma nazionale. Vede, è importante. È chiaro che la flat non la può decidere il comune di Gran Michele. Esatto, però io non intendo pensare di fare accordi con gruppi politici che poi cozzaglia di ideologie diverse che sostengono situazioni diverse. Poi dice un domani portano quello che è successo a Canzoniere. Perché di base già abbiamo avuto questa esperienza. Liste civiche, togliamo i simboli di partito. No, io sono espressione di un partito, aderito a un partito perché esiste un movimento preciso, perché esiste un programma preciso e condivido quel programma e lo sostengo. E lo sostengo anche alle amministrative, perché chiaramente a livello amministrativo, visto che abbiamo le elezioni che sono un tempo infinito, 24 mesi per un'impresa, per una famiglia che ha bisogno, 24 mesi aspettare che cambia la possibilità di andare a votare alle elezioni nazionali, per cambiare governo, è un tempo infinito. Il messaggio delle amministrative passa anche da un messaggio politico. Quindi la scelta che ha fatto il gruppo di Gran Michele, noi con Salvini, le persone che ne fanno oggi parte come dirigenti, illustrando queste situazioni, è stata quella, è stato votato, è stato deciso, parlando un po', perché noi adesso abbiamo finalmente la sede, quindi più o meno abbiamo avuto anche qualche difficoltà a poterci vedere, ma man mano, sentendo tutte le anime che fanno parte di questo movimento da oggi, hanno deciso che noi siamo orgogliosi di portare avanti e sostenere un programma elettorale che deve avere anche espressione al Comune di Gran Michele. Quindi c'è una cosa certa stasera: noi con Salvini presenterà la lista a Gran Michele. Questa è una cosa ufficiale. Pertanto tutti coloro che aspettavano la risposta l'hanno qui pubblicamente, come nel mio stile. Da questo momento in poi chiaramente ci saranno degli schieramenti. Se hanno il coraggio e la dignità politica devono uscire con i simboli di partito, anche perché che senso ha nascondersi la lista civica e il giorno dopo andare al Consiglio Comunale e dire io sono di quel partito? Sostienila, sostiene un'ideologia, sostiene un governo, sostiene delle leggi. Noi siamo per la legittima difesa, voi no. Questa è la realtà dei fatti. Non si può prescindere, bisogna finirla con l'antipolitica, bisogna tornare alla politica, perché l'antipolitica ha portato solamente a una gestione francassata peggio di prima. È un modo come nascondere i partiti che hanno delle responsabilità, che hanno amministrato, è un modo come nascondersi. E sicuramente non è noi con Salvini che ha amministrato questa regione, non è noi con Salvini che ha amministrato il Comune di Gran Michele, nel Sud Italia non è stato presente. Eppure noi abbiamo realtà positive nel Nord Italia, pur essendo in Italia tutti i comuni hanno la stessa crisi che abbiamo noi. Quindi l'idea nostra è
il gruppo che oggi rappresenta il dirigente di questa nostra iniziativa popolare, perché è un gruppo popolare, che è importante questo, il nostro è un partito popolare, tutta è la piramide rovesciata, è dal popolo, dal gruppo che partono le iniziative che poi vanno verso la deputazione eccetera. Questa notizia l'abbiamo condivisa, chiaramente comunicata al nostro segretario nazionale Giotta Guida, il quale condivide e ci ha dato il pieno assenso affinché questa cosa vada avanti. Pertanto noi oggi in maniera molto chiara, fino a come sempre, io si ricorda, quasi mi prendevano in giro, lanciai l'idea della sfiducia e poi dopo pochi mesi si è verificato. Ahimè, sono sempre io evidentemente a dover rompere un po' gli equilibri e a chiarire gli schieramenti. Noi con Salvini in campo. Stasera noi con Salvini sarà con questo marchio. Noi usciamo con la, lista, no, la nostra alle lista civica elettorale. Chiaramente usciremo con la nostra lista civica, chiaramente adesso faremo il programma comunale, ma è ovvio che non potremo essere vicino ad anime politiche che sostengono un governo che non condividiamo, con un programma elettorale che non condividiamo, perché purtroppo, vede, se noi diciamo che l'agricoltura deve ripartire, dobbiamo mettere condizioni che riparta. Se noi vogliamo difendere le imprese, dobbiamo fare la flat tax. No, poi cosa succede alle elezioni nazionali e regionali? Andiamo poi ad avere degli assessori che tirano per un lato e gli altri. Allora, onestamente, in maniera chiara, semplice e onesta, io suggerirei agli altri coordinatori di fare come il nostro gruppo ha deciso, quindi io come portavoce, quindi noi abbiamo questa idea e noi siamo dell'idea di aggregarci a quelle liste civiche o a quelle liste di altri movimenti politici che hanno voglia di riportare la politica che abbia un percorso, che abbiano dei riferimenti nel nostro territorio. Va benissimo, d'accordo, avremo occasione anche di rivederci successivamente, tanto stasera era importante così sentire la voce, così a commento di questa marcia, di questa manifestazione a favore di Giacomo Purità che si è svolto sabato scorso a Gran Michele. Intanto grazie al dottor Rocco Zapparata, avremo occasione ancora di rivederci perché credo che l'argomento Gran Michele è un argomento che ci sta particolarmente a cuore, alla stessa maniera di quello di Caltagirone e di Ramacca, e quindi staremo attenti, diciamo, perché è giusto che i cittadini partecipino e vengano a conoscenza di tutto quanto accade praticamente in preparazione delle prossime competizioni elettorali. Grazie, grazie alla prossima, grazie. Buonasera. Brevissima pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo in diretta. Grazie.